Ciao amici, ho appena finito di girare il video che vedrete nei prossimi giorni che ho saputo che avremo amici a cena, quindi dato che non ho in casa niente, sapete cosa ho fatto? Sono andata un salto al supermercato e che cosa ci salva la vita, ma veramente in maniera dignitosa, ma last minute, la quiche Lorraine. La quiche Lorraine è quella cosa che puoi fare in pochissimi minuti, ti fa fare bella figura e metti a tavola tutti, soprattutto, come vedete, quattro ingredienti in croce, ma il tocco magico quale sarà? Un pizzico di cumino. Faremo una quiche Lorraine classicissima, ma con dei semini di cumino. State con me. Quindi, come vi dicevo, qua non è tempo di fare pressoché nulla, perché sono già le 7:20 e arrivano tra poco. Cosa fai? Prendi due cose, accendi il forno a 180 gradi, pirofila, ok, cumino, una ciotola, mi serve ancora una tazzina. Cominciamo a innanzitutto aprire la nostra pasta brisée, come vedete, di queste già fatte. Prendiamo la tortiera, foderiamola con la nostra pasta. Ecco qua, tagliamo la carta in eccesso. Adesso si scalderà leggermente, perché sono proprio appena tornata dal supermercato. Poi, con una bella insalata fresca, un po' di frutta e la cena è pronta. Due uova intere. Più un tuorlo, un pizzico di sale, una bella macinata di pepe, una grattata di noce moscata, apriamo il formaggio Gruyère e ne grattiamo una bella parte, recuperiamo pezzettini di formaggio che sono andati un po' qua e là. Ora, pancetta affumicata, mezzaluna dentro. Ok, adesso panna, circa 100 ml. E cominciamo a mescolare. Cercate di dividere la pancetta con la forchetta perché tende ad appiccicarsi un po'. E versiamo tutto il composto dentro. Distribuiamolo. Cospargiamo con una spolverata di semi di cumino e poi andiamo a piegare creando delle ondine la pasta. Il forno l'ho già acceso, come vi ho detto prima, a 180 gradi. Perfetto. E andiamo in forno. La nostra quiche Lorraine è pronta. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!